Avvicinarsi al tennis può essere un modo per le persone disabili, in carrozzina in questo caso, per trarne un beneficio fisico, psicologico, motorio dal proprio handicap, cercare di migliorare il proprio stato di salute. E quindi noi stiamo cercando appunto di creare un movimento di ragazzi che e di persone, sia dai ragazzi sia agli adulti, per avvicinarli allo sport, al tennis in carrozzina in questo caso, e tramite alcuni progetti che ci sono in ballo, quali il progetto Racchette in classe per i bambini delle scuole elementari, medie e superiori, dove andremo noi nelle scuole a farli giocare con le carrozzine apposta fornite dalla federazione per i disabili, quindi carrozzine sportive, e poi abbiamo in ballo alcuni altri progetti, tipo il progetto con l'unità spinale di Santa Corona di Pietra Ligure, dove abbiamo iniziato due martedì fa, e dove appunto proponiamo anche a persone che non si sono mai avvicinate al tennis appunto il nostro sport. Devo dire che questo è stata una cosa molto interessante e molto gratificante, perché la prima volta non volevano giocare praticamente nessuno, e adesso l'ultima lezione avevamo la palestra piena di persone che volevano giocare. Un 2023 quindi a livello di progetti, a livello di iniziative, di occasioni per conoscere il tennis, che permetteranno a ragazzi e ragazze disabili, ma diciamo anche uomini e donne di tutte le età, di avvicinarsi al tennis. Sì, certo, assolutamente sì. E il nostro scopo, un po' come dicevo prima, è quello di promuovere, di far conoscere questa attività, questo sport, che fino ad ora è stato poco sponsorizzato, lasciatemi passare il termine, e quindi cerchiamo sempre di più di farlo conoscere, di entrare, di andare noi dai ragazzi, dalle persone disabili, anche grazie al Comitato Paralimpico Ligure, che ci sta dando una mano nel cercare di anche trovare associazioni che ci permettano di andare a conoscere i ragazzi e le persone per poi promuovere il nostro sport. Quanto è importante anche stringere il rapporto con la scuola? La scuola è fondamentale, la scuola è il futuro, è il nostro vivaio, quindi dobbiamo cercare di tra parentesi, scovare ragazzi con disabilità e avvicinarli, grazie all'aiuto anche dei professori, perché sto riscontrando tanta collaborazione da parte dei professori nel iniziare questi progetti e far sì che i ragazzi anche in carrozzina giochino uno sport con i loro compagni normodotati e senza nessun tipo di pregiudizio, di tabù, di nessun tipo. Cioè, il giocare insieme è fondamentale, e poi anche dal punto di vista di creare un vivaio, un gruppo di ragazzi junior, un movimento junior è fondamentale. La scuola deve essere il nostro bacino dove pescare nuovi talenti. Quali saranno le iniziative promozionali del 2023? Ma sicuramente per i ragazzi ci sarà una tappa del circuito Kinder a Rapallo a giugno, dove una giornata sarà dedicata a loro per appunto avvicinare ragazzi che magari hanno partecipato al progetto Racchette in classe a provare a fare una sorta di torneo tra di loro, o comunque una giornata promozionale. E poi sicuramente ci sarà il primo raduno regionale, che sarà svolto domenica questo al CUS Genova, dove finalmente possiamo convocare i più migliori giocatori della Liguria e farli allenare tra di loro. Saranno 3-4 giocatori che avranno un pomeriggio dove potersi allenare tra di loro e creare gruppo, creare un movimento. E inoltre il 25 e il 26 di questo mese di marzo ci sarà il seminario d'area, sempre qua a Genova, dove ci sarà la formazione di nuovi istruttori.
quindi un percorso nuovo dove possono avvicinarsi anche nuove figure da aiutarci in questo progetto di ampliamento del tennis in carrozzina.